Allora, un saluto caloroso e affettuoso al nostro ospite che sappiamo aver percorso, beh, forse a piedi ci sarebbe arrivato più o meno alla stessa ora. grazie infinite a tutti voi che siete qui, abbiamo atteso insieme, grazie a Donatella Boni che accompagnerà questa serata. Donatella è componente del Consiglio di Conservazione della Società Letteraria di Verona, nella vita è bibliotecaria e docente di letterature comparate, lei presenterà naturalmente il nostro ospite. Ringrazio infinitamente la nostra assessora alla cultura, professoressa Marta Ugolini, che è qui con il marito e il figlio, non vuole portare un saluto per non portare via minuti preziosi del nostro tempo. Ringrazio Andrea Kerbacher, Anna Malgarise della Biblioteca Civica, dove si stanno svolgendo tutti gli incontri diurni di questa seconda edizione di Libri e Rose. Ringrazio Francesca Zoppei, che incarnerà in senso proprio con la sua voce alcune pagine del libro che presentiamo. Mi taccio e grazie ancora di essere qui con noi. Grazie Presidente Brunelli, buonasera Professor Scarafia. Buonasera. Dopo questo viaggio avventuroso siamo lieti qui di accoglierla in Società Letteraria e molto curiosi di ascoltarla. Allora, Giuseppe Scarafia è saggista, autore di programmi televisivi, giornalista per il Domenicale del Sole 24 Ore, per la lettura, è stato docente di letteratura francese all'Università La Sapienza di Roma, è autore di numerose pubblicazioni, alcune sono anche lì. Ricordo gli scritti su Diderot, è partito dall'illuminismo francese, forse gli studi di epoche meno recenti sono su quello. È autore del Dizionario del Dandy, La Terza 1981, Il Bel Tenebroso, Sellerio 1999, La Femme Fatale. Quindi si è dedicato anche a questi aspetti della letteratura. Direi che forse il passaggio tra fine Ottocento e primi del Novecento poi è stata l'epoca su cui si è più dedicato. Ha scritto il romanzo della Costa Azzurra, mi incuriosisce molto, non è un romanzo, ma è dedicato ad alcuni luoghi che immagino le stiano a cuore, il titolo già lo dice. Quindi anche legato al genius loci di alcune località. Dialogare sulla letteratura, sui libri, su un libro con un autore è un'occasione sempre speciale. Tra le sue pubblicazioni, a proposito di dialoghi, io ricordo con particolare interesse e piacere Scrivere un trucco del cuore. So che è un libro che anche lei ricorda con piacere. È una silloge di interviste immaginarie, interviste impossibili. È un genere letterario, questo in realtà, un filone inesauribile che Scarafia, secondo me, ha interpretato in modo molto piacevole. Erano interviste nate per Il Foglio di Ferrara, che poi ha raccolto in questa galleria di ritratti, che con la forma del dialogo, dell'incontro immaginario, ci mettono veramente a contatto con questi personaggi. Alcuni personaggi poi li ritroviamo in Scrittori in Armi, ed è per questo che parto da Scrivere un trucco del cuore. Tra i 30 giganti della letteratura, appunto, ci sono Proust, Hemingway, Scott Fitzgerald, e vorrei proprio partire da una citazione da Scrivere un trucco del cuore per introdurre la scrittura di Giuseppe Scarafia. Immaginando di intervistare Scott Fitzgerald, che penso che sia appunto uno dei suoi fantasmi letterari, la domanda dell'intervistatore Scarafia è: si considera un genio? Il genio è la capacità di attuare quel che si ha in mente, non esiste altra definizione. Cos'è per lei la scrittura? Scrivere è un trucco della mente e del cuore, fatto di tante mosse quante sono le mosse di un gioco di prestigio. Una volta imparate le dimentichi. Come racconterebbe la storia della sua vita?
La storia della mia vita è quella del conflitto tra un bisogno irresistibile di scrivere e un concorso di circostanze che si accaniva ad impedirmelo. Cos'è la scrittura per Giuseppe Scarafia? Come scrive? Sì. Dunque, mentre sentivo il gentile elenco delle mie attività, mi sono ricordato una presentazione a Napoli in cui il presentatore, dopo aver fatto appunto questo elenco, mi ha guardato con compatimento e ha detto: che sa da fa per campà. No, non sono io. Quindi era stato. E mentre aspettavo queste 3 ore e mezza, ho pensato che la mia sosta assomigliava molto a quello che è stata la vita militare per questi personaggi, per questi scrittori. Cioè un'attesa in cui il tuo destino ti sfugge totalmente. Sei lì, aspetti, si accumula, ecco, questo grande senso di ritardo che c'era. Tenete presente poi che una volta il servizio militare era di 5 anni e che molti cercavano di sfuggire arruolandosi volontari, però non era detto che riuscissero a evadere. C'erano quelli molto, così, molto abili, come Simenon, che in breve tempo era riuscito a dormire, a mangiare a casa, e poi dopo alla fine era scomparso, lasciando al colonnello un biglietto: se ha urgente bisogno di me, mi chiami alla Gazzetta di Lione, io sono a sua disposizione. Ha pensato a un altro libro in queste 3 ore. Sì. I tempi d'attesa, sì, dopo sì. Ne parleremo. Scrittori in armi è un'altra galleria piacevolissima di ritratti. Qualcuno l'ha definito un romanzo militare, io in realtà lo definirei una collezione di biografie legate da un filo, che è un tema, un filo conduttore, che è il tema del servizio militare. Si tratta di scrittori e di intellettuali. La galleria di abili arruolati nella selezione di Scarafia è di tutto rispetto: da Nietzsche a Proust, da D'Annunzio a Thomas Mann, da Rilke a Freud, poi Hemingway, Scott Fitzgerald, Lawrence d'Arabia. Ma prima ho presentato Giuseppe Scarafia come un docente di letterature francese, quindi un francesista, si dice all'università. In realtà, e qui il mio cuore batte un po' perché è la disciplina alla quale mi dedico da anni, la definirei di più un comparatista. Assolutamente. Perché lavorare per temi collegando scrittori di epoche, così, insomma, il lasso di tempo indagato appunto è dalla metà dell'Ottocento fino agli anni 30 del Novecento. L'ultima data riportata nell'ultima pagina è il 1944, ma in realtà non si arriva. No, assolutamente ci si ferma verso gli anni 20-30. Il periodo poi è un periodo sì. Ben definito. E, quindi si tratta di 29 ritratti, solo 11 appartengono alla letteratura francese, si susseguono in ordine cronologico per data di arruolamento, alcune date coincidono, quindi alcuni nomi sono della stessa, forse della stessa classe, coscritti nello stesso periodo, ma iniziano il servizio militare, come vedremo, in età diverse. Li presenta con uno stile molto piacevole da leggere, la sua scrittura, io la invidio moltissimo, lei è una scrittura che veramente si fa leggere con piacere, una scrittura sensoriale. Dire visiva è limitante, perché in realtà mai come un libro come Scrittori in armi dà una percezione degli ambienti e delle situazioni che descrive, per quanto lontane del tempo. Quindi c'è un incipit che di solito introduce il personaggio vedendolo in una situazione, e poi di solito c'è un flashback in cui si ripercorre poi da dove è arrivato, come è arrivato lì questo personaggio. A me interessa il laboratorio un po' anche dello scrittore. Lei cita delle fonti che sono i libretti militari, cita diari, cita lettere. Da dove è nata l'idea e come ha lavorato? Cioè.
Dunque io non ho fatto servizio militare perché ero troppo miope. Però l'idea ce l'avevo da un po' e la proponevo ai miei amici e colleghi e tutti la trovavano noiosa, così alla fine l'ho fatto io. E sì, a me diverte molto leggere tutte le cose che stanno a lato, diciamo, delle opere letterarie, quindi le memorie, la corrispondenza, le testimonianze. Ecco, pensate se facessero un libro su di voi dicendo cosa dicono gli amici. Quindi bisogna anche stare molto attenti perché le testimonianze sono diverse. Le testimonianze del padre, qui torniamo, della fidanzata di Simenon, che lo considerava un buono nulla, o invece quelle della fidanzata sono molto differenti. Ecco, mi piaceva soprattutto l'idea di vedere delle persone eccentriche e libere alle prese con un sistema di regole molto rigido, uguale per tutti, cioè perdevano il dominio del loro tempo. All'inizio, molti di loro, per esempio Thomas Mann, oppure Hofmannsthal, avevano, l'idea che il servizio militare sarebbe a loro servito. Dicevano: questo, io sono un viziato, sono una persona che perde tempo, che si coccola troppo, diceva Thomas Mann. E il servizio militare può servire a irrobustirmi, sarà una bella esperienza. 2 mesi dopo, Thomas Mann cercava di dimostrare che avere i piedi piatti per farsi riformare. Sono tutti rapidissimi, nella presa di coscienza. Persino Lawrence d'Arabia che appunto arrivava dalla sua grande impresa con i guerriglieri arabi contro l'impero turco. E però era oppresso dalla sua fama e voleva sbarazzarsene. Ha pensato che la cosa migliore era arruolarsi sotto falso nome come soldato semplice. Lì grandi difficoltà, perché nessuno voleva farlo soldato, voleva dargli un grado. E Lawrence diceva: io ho una tale idea della gerarchia che non sopporterei mai di dare ordini a un altro. Quindi si arruola, e però la storia di Lawrence soldato è anche la storia di un inseguimento, perché la stampa vuol sapere quello che viene chiamato il re senza corona dove è finito, e di volta in volta viene stanato e deve cambiare arma e caserma. Cioè, il problema della fama, quindi, di essere già famoso. E a Lawrence d'Arabia lei ha dedicato molto più spazio rispetto, adesso, in un'economia del libro, nella quale ovviamente bisogna rispettare anche degli spazi, di solito ad ogni ritratto, ogni personaggio dedica, insomma, circa 6 pagine. Lawrence d'Arabia ha un racconto molto più esteso che merita. Sì, il problema della fama. Mi viene in mente il 26enne D'Annunzio, che iniziava a essere famoso e che è ben diverso, lo troviamo ma a ben guardare, abbiamo tutti in mente un po' il poeta eroe, la retorica militarista, ma il 26enne D'Annunzio era più che altro l'edonista un po' lamentoso che non voleva il contatto con... Era la matricola, D'Annunzio, lo vediamo male, D'Annunzio, chiuso in un'etichetta da matricola, con il graduato che gli dice: continui così, diventerà quasi come De Amicis, forse, massimo degli Deve essere insulti. stato terribile per D'Annunzio. Adesso vi leggo la frase con cui lui ha commentato l'arruolamento. Abbiamo Francesca Zoppei, Ah, comunque, diamo a Francesca la parola. diamo la voce a Francesca, che... Prego. Dopo una serie di frenetici inutili tentativi di sfuggire al servizio di leva per godersi il successo del suo romanzo Il piacere, Gabriele D'Annunzio era rimasto per 2 giorni all'ospedale militare, dove era stato ricoverato per la sua domanda di esonero per problemi di miopia. Ma era pessimista. Credo che sarò dichiarato idoneo. Tutt'oggi sono stato in mezzo alla brutalità. Ho ancora oggi una visione terribile della vita che mi aspetta. Non sarò più un uomo, ma un bruto, come il mio cavallo, tra i bruti. Era questa. Era quella.
Disperato, aveva addirittura pensato al suicidio per sfuggire a quella condanna, costretto a strigliare i cavalli, a pulire le stalle, le mangiatoie e le latrine. Doveva sottoporsi a inutili e noiose esercitazioni di maneggio. Ho 2 o 3 ore libere, oggi, domenica. Alle 3 tornerò in caserma. Sono affranto. Appena poteva, dopo giorni di vita tra le peggiori immondizie, tornava a casa per assaporare il piacere di un bagno, una delizia ineffabile. Neanche il mio peggior nemico non avrebbe potuto immaginare per me un supplizio più feroce, più disumano. Io sono schiavo, ho perduto ogni libertà, ogni dignità d'uomo. L'ospedale, dove con la scusa di una nevralgia dello stomaco aveva sperato di riposarsi, si era rivelato un altro inferno. Tormentato dagli insetti che popolavano il letto, si era rifugiato su una poltrona offerta dal cappellano, indignato e spaventato, disgustato per sempre. Aveva insistito per farsi dimettere, malgrado la febbre. Trasferito a Faenza, aveva potuto contare su una buona sistemazione e sull'accoglienza della buona società del posto. Un'aureola di gloria raggiava intorno al suo nome, notò un giornale locale. Proprio lì, nonostante il bruciante amore per Barbara Leoni, con cui si incontrava sovente, aveva corteggiato con successo un'avvenente contessa. Malgrado mangiasse e dormisse fuori, non poteva evitare la pesante routine militare. Lo si vedeva girarsi in centro, con i pantaloni alla cavallerizza, gli stivali con gli speroni e la sciabola sferragliante. La vita militare rappresenta una coercizione che impaccia la libera espansione del genio. Il genio. Era molto sicuro di sé. E abbiamo anche un'immagine di D'Annunzio in divisa. C'è anche un sistema degli oggetti, un po', direi, di questi autori. Lei ha molto il gusto anche del particolare, sì, sì, dell'accessorio, lo descrive. Sì, per esempio il rapporto con la divisa è esemplare. Alcuni di loro, come Scott Fitzgerald e Simenon, se la fanno rifare dal sarto. Addirittura Hemingway, che è soltanto un membro della Croce Rossa, si fa fare una finta divisa da ufficiale. Spende tutti i soldi che gli ha dato il papà per comprarsi degli stivali di un giallo abbagliante e cerca così di sedurre delle ragazze che però non lo prendono in considerazione. Quello che è strano è che un personaggio come Proust, che va appena può uscire dalla caserma, va nei salotti e che giri con una divisa di 3 misure più grande. Chissà come mai, proprio nel momento in cui gli fanno dei quadri in cui lui è in frac, con degli accostamenti di colori particolarmente raffinati, invece arriva sempre con questo gigantesco cappotto e con il capello troppo piccolo. Eppure Proust è uno dei pochissimi che sono molto soddisfatti del servizio militare. La mamma era molto così preoccupata per lui. Cercava di confortarlo, diceva: ogni anno che passa mangia una cioccolata, così a poco a poco ti renderai conto che gli anni passano, che i mesi passano. E invece Proust, alla fine del servizio, si presenta a un concorso per raffermare la leva, soltanto che arriva a 35esimo su 36. Avrebbe voluto, non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. Io ho trovato irresistibile Jarry. La descrizione di Jarry, a quale una divisa proprio non poteva stare, vero? Ecco, una delle forme di opposizione è quella dell'obbedienza cieca, assoluta, per cui Jarry parla, obbedisce ciecamente spezzettando le parole. Sì, signor comandante. Ovviamente veniva il dubbio che fosse, no, che fosse una presa in giro, anche perché Jarry era molto piccolo, aveva gli stivali che praticamente gli arrivavano alla vita, di varie misure superiori, un immenso cappotto,
e si muoveva sempre come se non capisse. Quindi un giorno due ufficiali, mentre discutevano, si sono trovato alle spalle che teneva una scopa in mano come fosse un fucile. Dice, volevo sapere da che parte devo scopare il cortile. Quindi nessuno poteva dirgli nulla, e però lui riusciva a sopravvivere. E la scopa o la ramazza, come dice, fa parte del sistema degli oggetti delle caserme. Ho sentito dire qualcuno che gira sempre con una scopa in mano, stai sempre facendo qualcosa. E nel suo libro c'è anche un passaggio in cui si dice in realtà è una spazzola per motivi ornamentali di operazioni che mai accadranno. O no? Sì, ecco, la pulizia è un personaggio totalmente assente nella vita della caserma. I fratelli De Chirico, cioè il pittore De Chirico e il suo fratello, che poi sceglierà di chiamarsi Savigno proprio durante il servizio militare, fanno una meravigliosa descrizione degli odori della caserma, in cui si mescola di tutto: gli odori del corpo, gli odori della sporcizia, gli odori della mensa. E dicono, uno si accorge di avvicinarsi a un edificio militare quando sente questa puzza. Dicevo di una scrittura sensoriale, appunto, dir visiva sì. E poco, che comprende appunto un sistema di oggetti, di particolari, di dettagli, ma anche tutta una serie di impressioni di contorno che poi sono sì. Quelle della vita di caserma. Forse adesso non ci sono immagini nel testo, ma forse non si patisce l'assenza di immagini proprio per questo tipo di scrittura. Ad esempio, non so, su Dostoevskij. In un momento in cui stava lavorando in giardino, si legge, si toglieva il cappotto grigio da soldato, restando con un gilet rosato su cui oscillava un grosso orologio d'argento appeso ad una catenina di perle blu. Sembra quasi di vederlo. E anche a me avevano molto colpito gli stivali gialli luminosi di Scott Fitzgerald. Passerei di nuovo la parola a Francesca Zuppei per leggere proprio questo passaggio. Malgrado il suo entusiasmo e le sue ambizioni, Francis Scott Fitzgerald non aveva avuto il successo sperato. La guerra gli offrì un buon motivo per rimandare il confronto con una realtà insoddisfacente. Venne mandato in Kansas per un corso di preparazione. Se torneremo mai dalla guerra, e non ci tengo particolarmente, saremmo già vecchi e nel peggiore dei modi. Insomma, la vita non ha granché da offrire, oltre alla giovinezza. Aveva scritto alla madre: «A proposito dell'esercito, ti prego, non farne una tragedia né una declamazione eroica, due cose che mi ripugnano nello stesso modo. Mi sono arruolato in piena lucidità. E non simpatizzare con i do mio figlio alla patria, eccetera. Se vuoi pregare, prega». Per la mia anima e non perché io non venga ucciso. Quest'ultimo punto non mi sembra particolarmente importante. In un primo momento aveva pensato di entrare nell'aviazione, un'arma che gli sembrava l'erede della cavalleria. Poi si era accontentato della fanteria. Il freddo dell'inverno arrivava nelle camerate che il futuro scrittore divideva con 14 commilitoni. Agli ordini di un capitano di 27 anni, Dwight Eisenhower, futuro presidente degli Stati Uniti. Visibilmente poco portato per la vita militare, si annoiava durante i corsi o si distraeva scrivendo versi. Pochi sembravano apprezzare la sua ironia, mentre per molti era solo un ragazzo viziato. Una volta, il peggior sottotenente del mondo venne sorpreso durante un'esercitazione con un tubo di stufa nello zaino per non portare il pesante equipaggiamento. Scott sentiva di non avere tempo da perdere per lasciare dietro di sé un'opera memorabile. «Forse mi restano da vivere solo 3 mesi e non ho ancora lasciato la mia impronta sul mondo». Non aveva paura. Per chi vedeva la vita in modo profondamente pessimista, l'idea del pericolo non aveva nulla di deprimente. Però, invece che in Europa, Fitzgerald venne trasferito al 45esimo reggimento di fanteria di Camp Taylor. Lì si verificò un incidente. Un generale, arrivato a cavallo durante una marcia nella neve, aveva sorpreso Scott con un braccio davanti agli occhi per proteggersi dai fiocchi.
Il graduato gli aveva battuto sulla spalla, chiedendogli di declinare le sue generalità, cosa che l'altro aveva fatto, senza riconoscere il generale e quindi senza salutare, mettendo i soldati sull'attenti. Indifferente alle prese in giro, indossava un paio di stivali lucidissimi di un giallo pronunciato. Tuttavia, influenzato dall'atmosfera bellicista, aveva obbligato, pistola in pugno, un obiettore di coscienza a prendere parte agli esercizi, e quando qualcuno si lamentava del rancio, lo mandava a fare una marcia forzata. Una volta però si distinse, salvando dei soldati che rischiavano di annegare durante un'esercitazione su una chiatta. Aveva festeggiato la sua nomina ad aiutante di campo di un generale con una sbornia solenne, un'abitudine rischiosa che lo fece sorprendere dal superiore addormentato e semi-incosciente. Come se non bastasse, cadde da cavallo durante una parata e venne obbligato a prendere lezioni di equitazione. Il sabato sera si presentava come colleghi al country club di Montgomery, facendosi notare per la sua eleganza e la sua snellezza. Alto, con le spalle larghe, aveva un viso di una bellezza poetica. Sotto i capelli biondi, accuratamente pettinati, gli occhi verdi cangianti e una gentilezza distante, imparata dal padre. In una foto di quei giorni, Fitzgerald posa ironicamente in divisa con gli occhi sbarrati, al braccio di una ragazza interamente coperta della bandiera americana. Poi inaspettatamente arrivò l'armistizio. Scott si sentì tradito dalla fine della guerra che gli toglieva la possibilità di diventare un eroe. Ricoverato all'ospedale militare per una brutta influenza, scrisse a un amico: «La gente comincia a farmi orrore. Posso capire benissimo il tuo desiderio di diventare certosino». Ed eccolo lì. Eccolo lì Scott Fitzgerald in divisa, tutto impettito. Abbiamo sentito della lettera alla mamma. Sì, e ci sono queste mamme. Per esempio, noi abbiamo in mente Céline, no? Questo personaggio aspro, il suo antisemitismo, le sue scenate, i suoi attacchi. E qui invece lo troviamo in una veste molto diversa. Lo troviamo con sia la mamma che il papà che scrivono continuamente lettere ai superiori per chiedere come sta il loro bambino. Come se non bastasse, stipendiano un suo commilitone perché dica loro giorno per giorno cosa succede. Per cui quando Céline perde una decina di chili per l'esercizio sono preoccupatissimi. La mamma va a trovare direttamente il generale che la conforta. E quindi abbiamo da un lato la testimonianza drammatica di Céline, di questo militare, dall'altro invece abbiamo le lettere dei suoi superiori che dicono: ma no, è un bravo ragazzo, si tende un po' alla depressione. E poi a un certo punto li informano che Céline sta facendo dei debiti coi commilitoni per una ragazza, e soprattutto il suo punto debole era quello di impreziosirsi la divisa. Cosa significasse non si sa. Di certo potevano scegliere il tessuto, il motivo per cui Simenon si era fatto fare dei pantaloni da cavalleriggio di seta pura. E la fidanzata si ricorda che lei capiva che stava arrivando dall'odore di stalla, perché Simenon era talmente abituato a fare lo stagliere che non si accorgeva più dell'odore che emanava. E parlando di nuovo di mamme, per concludere questo argomento, c'era qualcun altro che non era messo molto bene, era Proust. Sì, Proust, va bene, il rapporto di Proust con la mamma lo sappiamo, no? Il bacio della buonanotte, questo trauma da cui nasce l'opera proustiana. E qui però per la prima volta Proust, contro il parere e le preoccupazioni di tutti, si trova molto bene. È contento, a questi, pensate, per un nevrotico come lui, gli orari regolati. Dopodiché, dopo qualche notte, comincia a avere dei violenti attacchi d'asma, disturba tutti, quindi finisce in un albergo.
La mamma, senza che lui lo sappia, o lui forse lo sapeva, distribuisce grandi donazioni ai commilitoni, quindi Proust diventa improvvisamente popolarissimo. E a poco appunto pensa che quello sia il suo destino, ma come sapremo il suo destino era in una situazione molto più chiusa di una caserma, nella sua stanza. Era partito volentieri, del resto lei scrive: il regolamento militare era meglio dell'affettuosa rete di regole con cui la madre tentava di ordinare la sua vita. Certamente. Quindi lì era partito volentieri. A proposito di rapporti con le madri, mi viene in mente Freud, che fa effetto vedere Freud schedato. Ci sono delle descrizioni, sì, fisiche che provengono, immagino, dai libretti militari, quindi la statura, la forma del viso. Per Freud però c'è proprio una vera e propria pagella, in cui lo vediamo diligente, lo vediamo modesto, sono tutta una serie di giudizi. In realtà ritroviamo Freud con tutte le sue lucubrazioni persino sulla pulizia dei bottoni, che non era trascuratezza, ma... Dunque Freud passa il suo compleanno in prigione. Lo passa per un motivo molto pratico. All'inizio Freud segue tutte le regole del servizio militare, poi però ha l'impressione di accorgersi che è tutta una cosa così un po' sciocca, insensata, e comincia a non andare alle visite nell'ospedale militare. Totale, appunto, lo mettono in prigione. E lui passa lì il compleanno e cerca un compromesso. Ecco, la cosa curiosa è la differenza tra quello che Freud scrive, no? Il suo odio per gli ufficiali, questo fatto che gli ufficiali passano il tempo a opprimere gli inferiori e a adulare i superiori, e come Freud si dimostra con grande equilibrio riesce a essere apprezzato da tutti, talmente che a un certo punto gli viene proposta una promozione. L'unica alternativa è, se non l'accetta, lasciare il servizio, e Freud lascia immediatamente il servizio, contento. Cambiando argomento, a proposito di amor di patria, in realtà non tutti sono molto convinti e molto dediti. Paul Valéry affermava: la mia patria sono le mie idee e i miei sogni, mentre per Nietzsche valeva il principio: serviamo la patria anche con i nostri studi. Sì. Addirittura Paul Morin, c'è un estratto molto divertente, vorrei leggervi un passaggio molto breve ma divertente: non si ha umanamente il diritto di privare qualcuno del sole per 2 anni e di dargli in cambio un ideale superiore di devozione a una bandiera, alla patria, che, direbbe il mio vicino di letto, gli sta come un colletto a una giraffa. Come erano messi ad amor di patria. Ma forse l'unico che ce l'aveva veramente era Evelyn Vogue, ecco. Mi era capitato una sera di parlare con il nipote di Churchill, Randolph Churchill, e gli avevo chiesto ingenuamente se era vero che Vogue beveva tanto. Lui mi aveva guardato e mi ha detto: ma era un inglese, come se fosse ovvio. E poi mi ha raccontato una serie di episodi in cui si capiva quello che poi ho ricavato leggendo le varie memorie, cioè che Vogue era insopportabile. Al contrario degli italiani e dei francesi, si era dato moltissimo da fare per farsi arruolare, anche se aveva già 35 anni, che era un'età avanzata. Poi era abbastanza insopportabile, sia con i commilitoni, sia con gli inferiori, perché lui era diventato rapidamente tenente, e sia con il figlio di Churchill, che a sua volta aveva fatto servizio militare praticamente sempre ubriaco. Addirittura un giorno in Jugoslavia, mentre c'era un bombardamento aereo, aveva detto agli altri di non ripararsi ma di affrontare le bombe coraggiosamente, e avendo un cappotto foderato di bianco si era messo il contrario per attirare gli aerei su di sé. Dopodiché aveva approfittato del servizio militare per andare dal Papa, il quale però non conosceva tutti gli amici di Vogue, quindi era rimasto un po' perplesso ed era rimasto anche indifferente alle persecuzioni dei cattolici nella Jugoslavia, dove Vogue faceva il militare.
A proposito del tempo, il tempo è uno dei, cioè un filo conduttore che è quello del servizio in armi, ma ci sono dei sottotemi e sicuramente uno di questi è il tempo. Nietzsche non aveva tempo, sì. Neanche per partire, e per tutti gli altri comunque il modo di ingannare il tempo è una degli interrogativi costanti. Sì, ecco la noia. Infatti qualche recensione giustamente ha accostato il termine gergale naia con noia, questo tempo che non passa mai, che si dilata. Molti riescono a leggere, Dostoevsky legge continuamente, quindi molto rapidamente passa per passo agli occhi dei commilitoni che non riescono a capire questa attività. E soprattutto ecco, c'è questa lentezza del tempo, questo fatto che il tempo viene spinto ma sembra resistere. Infatti appena ne escono la vita ricomincia. Per Dostoevsky è un po' diverso, perché lui diventa soldato semplice dopo essere stato detenuto con le catene ai piedi in un penitenziario, dopo aver subito una finta fucilazione dallo zar, e quindi all'inizio la cosa sembra abbastanza più sopportabile. Poi ha una cosa curiosa: Dostoevsky si mette al di sotto di tutti, è gentilissimo con tutti, cerca di aiutare tutti, e quindi a poco a poco riesce a trovare un rapporto con i commilitoni. Purtroppo riesce a trovare anche una moglie che gli guasterà una buona parte della sua vita. E Dostoevsky ce l'abbiamo, vediamo la foto, eccolo qua, in divisa. La noia e la scrittura, in realtà ci sono dei libri che sono nati un po' da questa esperienza. A me è incuriosito molto Scott Fitzgerald, che annotava su un taccuino con una falsa copertina dove c'era scritto piccole istruzioni per un fante, e quindi ingannava i superiori con questo stratagemma. Alcuni libri forse sono, lei li descrive come Nati qui, L'ermafrodito di Savinio, alcune ispirazioni, sì. Si potrebbe fare quasi una piccola antologia forse dei romanzi. Assolutamente. Anche se la scrittura era un'attività inesplicabile e malvista, quindi bisognava nasconderla. Ecco, l'unica altra cosa altrettanto disdicevole era l'omosessualità. Per cui vediamo Maurice Sachs, l'autore del Sabba, che a un certo punto deve avere una relazione eterosessuale, perché dice: sto sentendo che si stanno accorgendo che non sono come loro. E allora appunto ha un amore con una simpatica cameriera della mensa che praticamente lo seduce e passa con lui parecchi mesi. Temi e sottotemi, anche la malattia. L'ospedale militare è un luogo chiave, un luogo strategico. Sì. Quindi, per esempio, Wismans si trova all'ospedale militare. E anche lì, ecco, la percezione di tutti è del grande disordine della vita militare. Siamo durante la guerra franco-prussiana, le truppe dell'imperatore stanno venendo travolte dai prussiani, nessuno sa bene cosa fare, come fare. Lui viene rimbalzato da un ospedale all'altro per un male poco onorevole, poco bellico, cioè per una diarrea che non finisce mai. E però la sera riesce a evadere con un commilitone e a darsi alla bella vita nel paesino vicino. Ecco, gli ospedali, poi ecco, ci sono dei personaggi, le suore e le infermiere. Hemingway appunto sarà affascinato dalla infermiera di Addio alle armi, che rimane colpita da questo giovanotto che Hemingway aveva avuto, non mi ricordo se 100 schegge, un buon numero di schegge nelle gambe mentre tentava di salvare un commilitone dallo scoppio di una bomba di un mortaio, e ricoverato in ospedale si toglie con un coltellino le schegge che sono rimaste nel timore che gli amputino una gamba. Ecco, e poi però c'è questa infermiera fascinosissima che cede al suo fascino prima di capire che quel diciottenne è troppo giovane
però da questo abbandono nascerà un libro, forse non il migliore di Hemingway, però un libro anche molto commosso. Col tempo Hemingway aveva cominciato a fare sue anche le avventure dei commilitoni, e quindi a poco a poco da Croce Rossino, che girava in bicicletta dando cioccolate e sigari ai soldati italiani, era diventato capo di un reggimento degli Arditi. Si era autopromosso perché era rimasto molto colpito dagli Arditi, da questo fatto che avessero la pistola appesa al collo con una cordicella, il pugnale tra i denti. Insomma, il suo gusto dell'avventura era appagato da questi strani soldati. Però ecco, per alcuni la fine del servizio militare non è sempre una liberazione. Per lui era stata una delusione, perché tornato in America era diventato quello che era prima, un apprendista giornalista, e quindi girava con la mantella nera dei soldati italiani cantando ad alta voce delle canzoni del fronte. È molto appassionante il racconto su Hemingway, e dalla voce di Francesca Zoppei ne ascolteremo un passaggio. Ero un maledetto idiota quando andai a fare l'ultima guerra, diceva Ernest Hemingway. Per quel giovane reporter dello Star di Kansas City, la Prima Guerra Mondiale era un'occasione unica per viaggiare e visitare l'Europa. Malgrado la sua impazienza, dovette aspettare l'arrivo di un nuovo gruppo di volontari per partire per Milano. Mi diverto moltissimo. Ho anche ricevuto il battesimo del fuoco il primo giorno con l'esplosione di una fabbrica di munizioni, scrisse ai colleghi. In realtà la prima esperienza l'aveva provato molto. Le reclute dovevano recuperare i cadaveri e i frammenti umani dispersi dalla deflagrazione. Si è talmente abituati alla vista dei morti maschi che la vista di una donna morta è quasi rivoltante. Non vedeva l'ora di partire per il fronte e finalmente venne assegnato a un'unità di guidatori d'ambulanze. Più che il coniglio in umido e la marmellata d'albicocche di Schio, a Ernest interessava il vino di cui abusò coscienziosamente. Scrisse un pezzo per Ciao, un foglio per Militari, usando uno stile colloquiale. Devi sapere che adesso sono un ufficiale e se per caso mi incontri, devi salutarmi. Ernest era impaziente e non vedeva l'ora di trovarsi sotto il fuoco. Un giorno o l'altro mollerò la sezione ambulanze per scoprire dov'è la guerra. In una breve licenza a Mestre, l'impavido giovanotto rivelò un'inattesa timidezza nella casa chiusa di Villa Rosa, dove arrossiva ogni volta che veniva abbordato da una prostituta. Instancabile, portava in bicicletta cioccolata e sigarette agli Arditi, impressionato dall'aura romantica che circondava quei soldati, spesso con un losco passato, le tasche piene di bombe e il pugnale tra i denti. L'8 aprile 1918, mentre stava distribuendo cioccolato e sigarette in prima linea, era stato colpito dal proiettile di un mortaio. Ci fu un lampo, come quando si spalanca lo sportello di un alto forno, e un boato che iniziò bianco e poi diventò rosso. Riavutosi dallo stordimento, si era caricato sulle spalle un superstite che aveva avuto le gambe recise. Al momento non aveva sentito le ferite, ma aveva sentito l'anima staccarsi dal corpo, come se tirassi un fazzoletto di seta fuori dal taschino, tenendolo per un angolo. È volata tutta intorno e poi è tornata ed è rientrata in me e non ero più morto. Al suo ritorno in America aveva trovato una schiera di giornalisti desiderosi di intervistare quello che sembrava loro un eroe. Non era stato facile rientrare nella vecchia vita. Era passato un anno e mezzo dalla sua partenza, ma Ernest era radicalmente cambiato e si sentiva fuori posto negli Stati Uniti. Forse per questo continuava a indossare la sua uniforme e un mantello militare e a intonare le canzoni del Piave. Pur non avendo problemi ad appropriarsi di esperienze ascoltate in trincea, non voleva essere considerato un impostore. Nel 1952 puntualizzava:
Nelle ultime edizioni di Per chi suona la campana e di Addio alle armi c'erano sulla copertina allusioni al mio servizio militare. Vorrei che venissero tolte. Non voglio essere un falso eroe. Ce ne sono troppi veri che sono morti o che non parlano. C'è tutto Hemingway in questo breve passaggio. Sì, da questa esperienza incredibile, come da un piccolo spaccato di queste vite, di queste biografie, in un'esperienza così specifica si possa comunque trovare il personaggio. Io avrei voluto anche parlare di Faulkner a proposito di falsi eroi. Dunque, Faulkner aveva deciso di diventare aviatore perché era un'arma romantica nella prima guerra mondiale, però aveva due handicap insormontabili per l'aviazione americana: non aveva fatto l'università ed era troppo basso di statura, quindi fa un falso certificato di nascita canadese e si arruola nell'aviazione canadese, dove però non salirà mai su un aereo. E la guerra finirà prima di dargli questa soddisfazione, però Faulkner non disarma assolutamente. Si fabbrica un falso accento inglese, si compra una divisa da tenente e racconta a tutti di avere una placca d'acciaio nel cranio per uno spaventoso incidente aereo. E Faulkner non è tra gli autori. Mi pare di io non le farò la terribile domanda che si fa, che sì, a volte capita di ricevere: ma come mai non ha parlato di? Ma le chiederò qualcosa di diverso. Io esatto, intuisco anche dall'articolo che ha pubblicato ieri sul venerdì che ci sono degli altri autori, sì, che bussano alla sua porta e che sono lì che aspettano di essere raccontati nel loro servizio militare. Per esempio Brecht avrei voluto raccontare, Brecht astutissimo, che lui stava facendo lettere e filosofia e capisce che se fa medicina non verrà mandato al fronte, quindi si iscrive a medicina e riesce in un modo o nell'altro a non fare quasi nulla, però rimane molto impressionato da vedere i feriti come sono conciati, e per lui sarà un'esperienza fondamentale questa. Quando si chiude un libro di questo tipo, poi capita che per un periodo si scoprano poi delle altre informazioni che giungono, sì, e dispiace quasi. Nella prefazione c'è un elenco dei riformati che sembrano quasi degli esclusi, loro sono rimasti fuori, sì, da questa esperienza e quindi non sono, potranno... Sono tantissimi, sono la grande maggioranza. Alcuni soffrono di essere riformati, come Dino Campana, che viene riformato per la sua follia dopo pochi giorni, perché lo ritrovavano sempre lontano dalla caserma, perso nella campagna, che non sapeva più chi era. Molti altri invece riescono per astuzia. Altri, come Henry James, per una caduta avuta nel tentativo di domare un incendio. Sono cose molto misteriose. Noi diamo fiducia a James, però qualche dubbio ci rimane. Oppure Balzac, anche lui riesce a farsi riformare, anche se poi dopo verrà arruolato nella Guardia Mobile parigina, non si presenterà e verrà incarcerato per quello. E chi avrebbe voluto avere come commilitone tra i personaggi che ha raccontato? Ma è difficile dirlo, perché erano tutti di pessimo umore. Veramente. Forse Jarry avrebbe portato un po' di divertimento. Jarry è divertente, ed è lì che ha cominciato a bere vorticosamente Jarry. E infatti era un'altra domanda che le volevo fare. Prima sentivamo del vino di Hemingway, c'era la cocaina di Freud che stava sperimentando. Ecco, Freud. C'era... Freud appunto era alleviato perché aveva scoperto questa sostanza che l'aveva aiutato a sormontare un raffreddore molto forte, la cocaina. Funzionava benissimo anche per il servizio militare, gli altri si limitavano a bere.
Uno dei rimedi contro la noia, ce ne sono anche di fantasiosi. A me ha colpito Savinio che si nirvanizzava, che aveva questa specie di pratica yoga per cui si assentava. Addirittura, vediamo, isolato e annoiato, sprofondava in crisi di inebetimento, in cui sembrava che il suo corpo si dissolvesse in frantumi. Paragonava mentalmente il suo stato al letargo dei fakiri. Quindi ognuno trovava il modo di... Poi molti che entrano nel servizio militare sentendosi degli uomini virili, poi dopo scoppiano in pianto, no? Céline dice: piangevo come una ragazzina di 16 anni, Simenon scoppia in singhiozzi, basta addirittura, non so, un permesso rifiutato per una visita perché pensino a disertare o a suicidarsi. Ecco, sono due fantasmi, quelli del suicidio e della diserzione, che ci sono frequentemente. Diciamo che il più drammatico è l'onesta rabbia, che dice: mi chiedo se l'esercito possa essere soltanto violenza e sopraffazione. Lawrence, che è uno dei pochi che riesce a comunicare con i commilitoni, perché il servizio militare era anche uscire da un ambito privilegiato e trovarsi a contatto con il proletariato. Alcuni, come Junger, riescono benissimo, perché Junger faceva delle grandi gite a piedi nella campagna, quindi conosceva i contadini. Altri, come Savigno, studiano come fossero degli antropologi i linguaggi dei loro commilitoni, che non lo stesso. E Drulla Rochelle riesce poco a poco a guadagnare la loro fiducia, e però ecco, rimane sempre questa distanza, anche se Lawrence parla della meraviglia, dice di questi occhi rivolti solo all'esterno, di persone che non hanno una duplicità, da questa semplicità che gli pare quasi una forma di santificazione. A volte lui li carica sulla sua enorme moto, una delle moto su cui poi dopo lui morirà misteriosamente, e li porta nella casa che ha restaurato vicino alla caserma. È una casa molto piccola in cui, e questo vi darà l'idea di com'era Lawrence, manca una sola cosa: il bagno. Particolare non trascurabile. Certamente. A proposito di case, io su YouTube c'è ed ho ascoltato con molto piacere una sua conferenza sulle case degli scrittori. Sì. A Pistoia, mi pare l'avesse tenuta qualche anno fa. Le dimore letterarie sono un altro ambiente che immagino per lei stia. Sì, perché lo scrittore è una creatura d'interno, sono pochi quelli che scrivono nei caffè, anche se ci sono. Sì, c'era il passaggio dal 700 dei salotti all'800, che poi è l'epoca che lei esplorava, degli interni, quindi anche con questo filo conduttore era un altro. Appunto filo con cui aveva costruito una galleria di ritratti. Vorrei ricordare anche tra gli autori che lei cita Mircea Eliade, quindi arriviamo anche a contesti, a scrittori di nazioni. Se vuole dire qualcosa, un ritratto molto particolare quello di... Sia Eliade che Cioran si arruolano essendo legati all'estrema destra, ma il servizio militare per loro è una specie di doccia fredda. Cioran dice: anche se non scriverò mai nulla di antimilitarista, per carità, non parlatemi più dell'esercito. E ci sono delle foto che sono piuttosto belle, forse qui dovrebbe essercene una di Cioran. Eccola qua. Che si vede, dunque, Cioran è reduce da 3 anni di studi del misticismo indiano, però il padre a un certo punto rifiuta di firmargli il rinvio, e quindi lui deve tornare a fare il servizio militare. E per lui è uno shock immenso passare appunto dalla meditazione, dalla libertà, dal silenzio alla vita della caserma. E sarà anche una delle prime cose che lo staccano da queste posizioni politiche che aveva assunto, come tanti altri intellettuali tentati sia a destra che a sinistra dal totalitarismo. Grazie. Io vorrei chiedere se qualcuno del pubblico vuole chiedere qualcosa, c'è qualcuno che vuole
rivolgere qualche domanda al professor Scarafia. Il servizio in armi di solito è qualcosa che stimola la conversazione tra persone che non si conoscono, tra persone che si erano conosciute e quindi rievocano le esperienze. Ma c'era qualcosa, Nietzsche era molto attratto dall'idea di sé come cavalleggero. C'era un cavallo molto grosso e ruente che si chiamava Baldwin, e Nietzsche riusciva a sormontare l'orrore per il servizio militare quando lo montava. Solo che una volta Baldwin ha frenato e Nietzsche è finito sul pomo della sella ed è cominciata una tristissima carriera militare, carriera ospedaliera per Nietzsche, che a un certo punto ha anche rischiato di morire per quello. E lui diceva che ogni volta che si cacciava nei guai arrivava liberatoria una malattia a salvarlo. Prego. Tra l'altro Nietzsche era stato arruolato per uno strano scherzo del caso legato a una stazione. Sì. Nietzsche stava passeggiando quando ha incrociato un colonnello che l'ha arruolato. Non aveva la minima intenzione, diceva io non ho tempo per fare il soldato, ed era molto imbarazzato dalla sua foto in divisa. Diceva questa foto ha qualcosa di volgare, non si può farsi fotografare tenendo una sciabola sguainata. Si stava andando a un congresso, quindi aveva tutt'altra intenzione, sì, nell'avvicinarsi al treno ed era stato intercettato. E poi parlò di destino invece. Assolutamente, lui dice queste prove del destino, ne uscirò vittorioso, ma che. Altre domande? Aspetta. Se non ci sono altre domande, io ringrazio di tutto cuore il professor Scarafia, ringrazio il pubblico. Grazie. Grazie. Consiglio senz'altro la lettura di Scrittori in armi, che è il libro di cui abbiamo, sul quale abbiamo dialogato e che risulta veramente una lettura molto molto piacevole, quindi è molto interessante sia per chi conosce questi personaggi sia per chi li potrà conoscere attraverso queste pagine e magari sarà più incuriosito ad approfondirne la biografia e a leggerle i romanzi. Grazie. Arrivederci, grazie. E grazie, grazie.